Senti, e la nascita di Regina, ma ci accompagna un po' in quella fase in cui entrate in gestazione, no? Perché era un momento anche particolare del cinema italiano. La Cenerentola nasce da una legge, di fatto, non che nasca per legge, ma come dire, la motivazione era questa: ci fu la legge Veltroni, la 122 del 98, che imponeva delle quote di investimento obbligatorie alle televisioni, con una quota specifica sul cinema. Quindi la Rai si trovò a dover investire dai 16 miliardi di lire che faceva nel 1996, in un anno e mezzo, cioè nel 98 passò a 75 miliardi di lire. Allora lì c'era un management, il direttore generale era Celli e il presidente era Zaccaria, che in qualche modo capirono che se si doveva investire così tanto bisognava farlo in un modo diverso rispetto al passato, quindi non investimenti solamente nell'antenna televisiva dove poi non governavi quello che succedeva successivamente, ma incrementare gli investimenti unitari, entrare, avere un impatto sull'industria del cinema, quindi anche occuparsi degli aspetti editoriali fin dall'inizio, anche degli aspetti commerciali, e per questo fu creata 01, dobbiamo dirlo, perché le verità storiche vanno ricordate, è un'idea geniale, che all'epoca lo presero tutti per matto, la persona che la Rai, una televisione, un broadcaster entrasse, non solo una produzione, anche una distribuzione con un'integrazione verticale, sembrava una follia. L'idea fu di Carlo Macchitella, che oggi è stato direttore generale di Rai Cinema, che oggi è un produttore con cui peraltro collaboriamo. E la nascita di 01 ha dato la possibilità a Rai Cinema di diventare quello, di fare quello che ha fatto, perché non basta mettere i soldi su dei film, serve intanto pensarli a priori e starci fin dall'inizio con l'ottica anche distributiva, e quindi poi con 01 si è imposto in sala un cinema italiano, soprattutto di qualità d'autore, che in quel momento insomma aveva grandi, grandi difficoltà. E da lì nasce proprio un nuovo, per molto merito della Rai, ma sicuramente poi anche degli altri che in qualche modo poi si sono collegati a questo tipo di indirizzo, e c'è lì una rinascita del cinema italiano, all'inizio del cinema d'autore e poi anche del cinema commerciale. Calcolate che un film in quegli anni, negli anni fine anni 90, un cinema italiano usciva veramente con 50, soprattutto quelli di qualità uscivano con 50 copie. Io mi ricordo che il primo film di qualità di Rai Cinema d'autore fu Luce dei miei occhi di Piccioni, e credo che uscì con 250 copie, cosa che era una cosa pazzesca in quel momento, anche con degli incassi importanti. In qualche modo, grazie alla distribuzione, siamo riusciti a gestire a priori molto meglio gli aspetti produttivi e poi dare una grande visibilità a questi film, perché se i film si fanno e poi non in qualche modo, come succedeva in quel momento, non avevano una visibilità poi lungo la filiera, sicuramente era abbastanza inutile. No, infatti i film, come dicevamo prima, devono essere accompagnati, no? Perché uno può mettere in piedi anche il film più interessante, più avvincente, più originale, più insolito, poi se questo non incontra o non lo si mette il film in condizioni di incontrare gli spettatori, uno quel film lo tiene in archivio, no? E quindi è abbastanza, quello è un lavoro molto delicato. Poi vedremo che anche degli aspetti buffi, no? Perché abbiamo dei materiali in cui poi per lanciare, sostenere un listino, sostenere dei titoli, si possono anche immaginare delle situazioni. Paolo, se sei d'accordo, forse potremmo vedere il primo filmato, sì. E poi magari lo commentiamo. Sì, lo vorrei commentare un attimo prima questo, sì, il primo filmato, tanto è brevissimo, perché noi abbiamo avuto in questi anni l'onore e l'onere in qualche modo di rappresentare o di far crescere questa industria. È stato un percorso straordinario, pieno di grandi anche soddisfazioni, anche personali di tutta la nostra squadra, ma anche del cinema italiano e dell'industria. Però Rai Cinema, questa cosa non è che si può fare perché arriva, che ne so, il mago di turno con la bacchetta magica. C'è un grande lavoro di squadra, fortissimo, un lavoro di anni, un lavoro anche di compattezza di persone che si riconoscono in un obiettivo comune. Noi naturalmente non siamo una società privata, quindi è chiaro che l'interesse che dobbiamo tendere è un interesse di tipo generale, non di, diciamo, della gloria personale o magari solamente degli aspetti commerciali. E quindi questo è frutto di un lavoro di una grande squadra,